Per tutti gli amanti del mare, della navigazione e soprattutto della vela, a Maratea sarà possibile visitare un pezzo di storia della Marina Militare Italiana. Ospite della locale capitaneria di porto fino al 1 agosto, il Corsaro II. Ad accoglierci a bordo il comandante più giovane della storia di questa nave, il tenente di vascello Claudio Cuomo. Sono il più giovane comandante delle unità vela minori della Marina Militare Italiana e il Corsaro II è la prima barca che la Marina Militare fece costruire nel 1960, progettata da due famosissimi architetti del mare che si chiamano Sparkman e Stephen, e fu varata nei cantieri di Genova Voltri e fu la prima barca in assoluto della Marina a passare circa 10 anni della sua vita completamente in oceano, facendo regate transoceaniche, e nacque con l'idea di addestrare in mare i giovani allievi dell'Accademia Navale di Livorno all'arte marinaresca, all'arte velica e un po' una palestra di vita e di carattere. Ai suoi ordini un doppio equipaggio, in totale 16 uomini a bordo. Il Corsaro II si compone di due equipaggi, un equipaggio fisso che è rappresentato da 6 tra sottufficiali e un ufficiale solo che sono io il comandante e 9 allievi del quarto anno dell'Accademia. Il Corsaro II è anche la barca più giovane di equipaggio di tutta la Marina Militare Italiana. Sono tutti ragazzi dell'Accademia Navale che hanno all'incirca 22-23 anni e l'età media invece dell'equipaggio fisso di bordo è di 30 anni. La barca è un vero pezzo pregiato della Marina Militare Italiana. Tutto funziona manualmente sul Corsaro II, l'elettronica è rimasta fuori. Ed è anche per questo che l'esperienza per gli allievi a livello formativo risulta molto importante. Questa barca è com'era nel 1960, così è rimasta oggi ed è l'unica barca che ha conservato il cosiddetto armo originale. Quindi gli allievi si cimentano oggi come lo facevano i giovani allievi degli anni addietro ed è tutto manuale, è una barca completamente in legno dove qualunque bordatura di vele, cioè lissatura delle vele o altro, viene fatta manualmente. Ecco perché oltre ad essere una palestra di carattere è anche una palestra fisica, piuttosto stancante. A bordo anche i più giovani dimostrano già grande determinazione e personalità nel raccontare la propria esperienza su questa storica barca, non nascondendo anche le difficoltà quotidiane. Penso che un ufficiale di marina, prima che comandante ufficiale, appunto, debba essere un marinaio. E quindi quale occasione migliore per migliorare le attitudini, l'attitudine marinaresca, quindi il contatto con il mare, avere a che fare anche con lavori di tipo manuale, insomma, questa penso sia un'ottima occasione per migliorare questo aspetto. È duro perché i turni di guardia comunque sono abbastanza impegnativi, ricopriamo turni di guardia che vanno dalle 3 ore impegnati e 6 ore di riposo, quindi più o meno al massimo riusciamo a dormire, se tutto va bene, per 5 ore. Consapevolezza nella scelta di vita e di lavoro effettuata e chiare prospettive anche per la carriera futura. Questa è un'esperienza formativa per quanto riguarda l'ufficiale di marina, però sicuramente non è quello che andrò a fare in un prossimo futuro. Il mio futuro lo vedo proiettato su navi grigie, quindi a ricoprire incarichi di capo reparto TAO, quindi vuol dire gestire uomini e mezzi. E per quanto riguarda la componentistica delle armi navali. Ma intanto c'è da governare una barca dove si richiede il lavoro di tutti e dove gli spazi sono studiati al millimetro e il lavoro di precisione e di ordine diventa fondamentale. La barca è 22 metri di lunghezza per 50 tonnellate di peso e quando noi alziamo le vele
alziamo all'incirca 180 metri quadri di vele, ma abbiamo a bordo circa 720 metri quadri di velatura, che una barca fatta da 16 persone a bordo di 22 metri obbliga ad essere molto meticolosi e precisi, militari direi, nello stivaggio dei materiali di bordo. Annotazione di carattere storico che oggi, con i giochi olimpici in corso, ritorna di grande attualità. Io ho l'onore di ereditare una barca da un famosissimo olimpionico nazionale, il primo a vincere sulla classe Star, che era Agostino Straulino, poi è entrato in Marina ed è stato anche, tra le altre cose, comandante della famosa Amerigo Vespucci. Era una persona dotata di grande ingegno, che faceva parte a suo tempo dell'equipaggio del comandante dell'ammiraglio Straulino. Recita sempre che era una persona che intuitiva. Lui raccontava, una volta era nel suo camerino sotto coperta, erano in oceano, dirigevano verso Gibilterra e in un momento di totale assenza di vento all'improvviso salì su e disse: riducete la velatura della barca perché tra poco arriverà vento fortissimo. Neanche 5 minuti dopo c'erano all'incirca 30 nodi di vento, parliamo di 60 km orari di vento. Insomma, una persona sicuramente che, oltre ad aver fatto la storia velica italiana, ha fatto anche la storia della Marina Militare Italiana.